Bella ragazzi, come Marzia che bentornati al mio canale. Oggi signori siamo tornati qui con un nuovissimo video di Fortnite. E oggi vi porto una mappa che ho creato in occasione del torneo di TAS Supreme. Una mappa che sicuramente avrete visto durante il suo torneo in live sul canale di Macete. La maggior parte di voi si saranno chiesti: ma come si fa a giocare a questa mappa che hanno utilizzato durante il torneo? Ebbene sì, oggi vi mostrerò il codice. Andiamo ai portali e mettiamo immediatamente il codice. Il codice si inserisce qui, quindi inserisci codice oppure direttamente dal menu precedente prima di entrare nella creativa, poiché hanno messo una nuova funzione che si può inserire il codice direttamente da lì. Il codice è il seguente: 05 84 04 52 23 07. Una volta inserito fate accetta e potete giocare alla mappa box fight di TAS Supreme utilizzata durante il torneo TAS Sup Box Fight, creazione mia. Infatti l'ho fatta in occasione del torneo per loro. Entriamo all'interno del portale ed eccoci qui di fronte alla scritta viola di TAS Supreme. Durante la live di Macete pre-show hanno fatto un sondaggio dove hanno chiesto appunto il tema della mappa. Ebbene sì, il tema della mappa è proprio il viola, quindi chi ha votato il viola ci aveva azzeccato. E giustamente anche in tema musicale, poiché possiamo vedere un piccolo palco con il dischetto di BV3, ovvero il loro album. Anche qui c'è la scritta BV3 e anche da questo lato possiamo vedere che c'è la scritta BV3 in stile Hollywood. Qui ho voluto fare una piccola creazione, ovviamente quel che si poteva, provando a rifare appunto la statua, quella che era presente nelle città più potenti d'Italia durante un suo rilascio di un album. Eccoci qui con lui qui di fronte. Ovviamente ho utilizzato gli oggetti in forma primitive, ho fatto il meglio che potevo e come possiamo vedere ho cercato di riproporre direttamente lui in versione molto gigante. La mappa si gioca in due giocatori, quindi entrate solamente due giocatori, ma sicuramente metterò il limite giocatori così che non entrerete in più di due, e avviate la mappa senza anche scegliere un team, tanto è tutti contro tutti, vi verrà assegnato in automatico un team. Ci verranno date le armi, quindi classico R e spasse, pesciolino e due scudini, 500 di materiali e possiamo iniziare a buildare. Ci sono 3 round, però se il vostro nemico o voi farete 2 kill si terminerà subito, perché giustamente uno che fa 2 kill su 3 round poi l'avversario non ha possibilità di rimontare, quindi si termina direttamente la partita. Quindi a 2 uccisioni si termina la partita, in caso di 1-1 c'è il terzo round e i round sono direttamente all'interno di un unico round. Nel senso, adesso io provo a morire dalla tempesta. Se io in questo caso muoio dalla tempesta e il nostro nemico è vivo con un po' di vita e non muore dalla tempesta, il punto andrà a lui. Ho fatto questo piccolo meccanismo così che il gioco riconosce quando qualcuno muore dalla tempesta, va a dare il punto all'altro giocatore che rimane nella mappa. Ovviamente adesso io sono da solo, quindi non si vedranno i punti in basso a destra nella mia mappa, però durante la partita con un vostro amico ci saranno i punti in basso a destra sotto all'1 dorato. Le build si resettano, quindi si resetta il round, si resetta il fight e riniziamo di nuovo con 500 materiali, con il nostro AR eccetera. Se vedete 50 munizioni, 260 munizioni, non vi preoccupate, è solo visivo, ma tutti avrete 160 munizioni e 30 munizioni di spasse, solito pesciolino e due scudini e 500 di materiali. Quindi potete buildare quanto volete, potete fightare come volete, che poi si resetta, tutte le costruzioni vengono resettate. In caso di scala gialla, ho pensato anche questo, perché voi avete il vizio di fare le vostre giocate in questo modo, dove mettete la scala, la editate in questo modo, la rieditate così che diventa gialla e potete editare attraverso la scala e sparare. Se uccidete qualcuno in questa posizione rimarrà la scala per un attimo di tempo ma poi scomparirà, quindi si resetterà anche la scala gialla al reset del fight. Ho pensato anche a questo, quindi ho fissato anche questo problema. Muoio di nuovo dalla tempesta per farvi vedere che in questo caso l'avversario andrebbe a 2 punti e noi resteremo a 0, quindi la partita si terminerà. Cioè, solo che in questo caso sono da solo, quindi non si termina, però appunto con un vostro amico lui andrà a 2 punti, appena raggiunge 2 punti si termina. Non so se mettere tipo 100 round per evitare di restartare ogni volta.
Il problema è che poi non mi resetta la classifica punti. Poi vedrò se fare dovute modifiche. In ogni caso seguitemi su Instagram e su Telegram, @marsekyt entrambi, così che potete rimanere aggiornati sulle mie mappe e sui cambiamenti che faccio alle mappe. Potete premere quadrato per fare riproduci velocemente, oppure di nuovo riavviare la partita direttamente dalla pre-lobby qui. Ho cercato di riproporre delle montagne più realistiche possibili, è la prima volta che faccio montagne su questo gioco, nella modalità creativa. Chissà, magari un giorno mi verranno decentemente e le cambierò. In ogni caso la mappa è così. È alla meglio dei tre, ovvero chi arriva prima a 2 kill, in modo che l'avversario non può rimontare, vince. In caso di 1-1 c'è il terzo round. Niente, questa qui è la mappa appunto utilizzata nell'occasione del torneo di TAS Supreme. E qui le lettere con il font di Fortnite, molto carine, ovviamente viola. Niente, volevo soltanto mostrarvi la mappa, il codice, così che possiate giocarla anche voi con i vostri amici. Fatemi sapere questo nei commenti se vi piace, se la giocherete, mi fa molto piacere se la condividete anche con i vostri amici. Se volete utilizzare il mio codice supporto creatore per appunto vi piace la creazione, vi piace la mappa, il mio codice creatore è Marsek, che è scritto come nome del canale, e vi ricordo che guadagno una percentuale da Epic Games con i vostri acquisti nello shop, quindi potete supportarmi in questo modo. Non vi farà droppare le armi durante il fight, è una cosa che ho fatto apposta. Quindi se non potete droppare R, pompa, eccetera, è normale. Divertitevi, giocate la mappa, condividetela con tutti i vostri amici. Noi ci vediamo al prossimo video, grazie mille a tutti per la visione. Bella!